Professor Lusenti, donazione, parliamone insieme. Di cosa stiamo parlando? Il 27 maggio, venerdì, si celebrerà in tutta Italia la giornata del donatore di organi e tessuti sotto il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Governo. È una giornata a cui abbiamo voluto attribuire particolare importanza quest'anno, programmando questa serata in cui si parlerà della donazione degli organi, con una prima parte dedicata alla situazione di Lecco, che ha visto appunto Lecco avere un ruolo di primissimo piano fin dai primi anni 70, in cui si è cominciato a fare prelievi di organi e successivi trapianti. Attraverso una carrellata storica si parlerà poi della situazione attuale con i dati degli ultimi anni che fanno sempre vedere come Lecco si contraddistingua anche a livello nazionale per un numero di donazioni decisamente elevato. Il punto centrale della serata sarà la proiezione di un filmato, di un cortometraggio dal titolo Agamà, che significa camaleonte, che descrive la tremenda esperienza della sua protagonista che, d'un tratto, partendo da uno stato di piena salute, ha dovuto, per problemi epatici, essere sottoposto a un trapianto di fegato d'urgenza. E questo, l'attesa viene descritta in questo cortometraggio che risulta dal punto di vista umano estremamente significativo in quanto ci dimostra come sia stato possibile alla protagonista superare una prova estremamente difficile come questa. Sarà presente sia la protagonista che il regista del filmato. Ci sarà poi in seguito verranno presentate le esperienze di altre tre persone del nostro territorio che sono rinati grazie al dono di un organo e hanno subito trapianti, uno di cuore, uno di fegato, scusate, due di cuore e uno di fegato. Il trend delle donazioni a Lecco negli ultimi anni com'è stato? Allora, per quanto riguarda le donazioni di organi, queste subiscono degli alti e bassi, come avviene in tutti i centri di prelievo a livello mondiale. Lecco comunque all'interno di questo si contraddistingue per valori elevati di donazione, come stavo dicendo prima. Dal punto di vista degli organi, il 2000 10 è stato un anno di discreta attività, ma viene nettamente superato dal 2011, quindi nei primi mesi abbiamo già superato il numero di donazioni effettuate.